Spesso sentiamo che non comprendete il nostro linguaggio, eppure dovete entrare nella vibrazione che in esso è contenuta, altrimenti resta sì un linguaggio, ma non percepite la vibrazione emanata. Vedete, abbiamo l'impressione che voi pretendiate che noi ci modifichiamo, ma quando vi si dice che siete voi che dovete modificarvi al nostro dire, sentiamo, non dico un rifiuto totale, ma un voler modificare a vostro piacimento ciò che noi affermiamo. È anche vero che, almeno con le parole, ci definite maestri. Ma i maestri, nella vostra dimensione, non permettono certamente dei dibattiti e delle controversie sui loro programmi, sulle loro scelte, e voi accettate il loro linguaggio perché voi in quel momento siete degli allievi. Quando il tramite percepisce il nostro pensiero, non fa altro che tradurre in parole ciò che lui ha sentito. Se fosse usato un altro linguaggio, potreste dire che è più fluido, più scorrevole, ma vi resterebbe il dubbio se la traduzione sia fedele al pensiero trasmesso. Il nostro linguaggio è rivolto ai fratelli che ne sono bisognosi, altrimenti lo stesso pensiero si potrebbe trascrivere in tanti modi diversi per ognuno di voi. Non è qui il punto. Sapete cosa sarebbe successo? Che ognuno di voi, percependo il pensiero con il suo sentire, avrebbe trascritto ciò che egli stesso avrebbe sentito, ma non avrebbe trascritto il nostro pensiero. Ecco le affinità che devono esistere tra le entità comunicanti e il mezzo. Ed ecco perché diciamo che la medianità subisce una trasformazione, poiché nel tempo è plasmata dai continui messaggi ricevuti. Il mezzo cioè si trasforma e riceve pensieri diversi da dimensioni diverse e traduce il nostro messaggio con il suo linguaggio che deve essere percepito da chi lo riceve e lo legge. Ecco perché si dice che dovete sviscerare, studiare esaurientemente, attraverso le parole, il pensiero trascritto. Il linguaggio quindi è importante, sì, ma dovete andare in profondità per poter sentire il pensiero trasmesso. Se invece, rimanendo in superficie, volete interpretare e ritrascrivere il messaggio con il vostro stesso linguaggio, pur essendo migliore, più fluido, potrebbe non esprimere il nostro pensiero, che invece il mezzo ha percepito. Aggiungo, nel momento in cui il mezzo trascrive le nostre vibrazioni, è cosciente e si serve di tutta la gamma delle sue esperienze, diciamo personalità, avute sulla Terra. Naturalmente parliamo per alcuni tipi di medianità. Quando si parla di reincarnazione, o per meglio dire di vite vissute, voi ci credete, ma non avete la minima concezione della struttura della reincarnazione. Cioè, nel momento della ricezione medianica, il ricevente riesce a decifrare ogni particella del nostro pensiero, avvalendosi delle sue personalità vissute sulla Terra. Ma è il suo spirito che è in grado di farlo e di ricordare nel momento della ricezione. La comunicazione, quindi, non è altro che una simbiosi tra la struttura del mezzo e noi. Simbiosi che abbiamo messo in atto per comunicare con voi dai piani superiori. Perciò, ritornando al linguaggio, sia chiaro che quello usato il più delle volte è incomprensibile ai molti, perché deve arrivare ai pochi che sono in attesa di riceverlo e percepirlo, come fa il tramite. Non vi affaticate quindi a comprendere più di ciò che siete. Bevete a piccoli sorsi l'acqua che vi è donata, assaporatela, meditatela nel suo giusto valore e non emettete giudizi che provengono dalla vostra incomprensione dovuta al vostro sentire. Per concludere, siete voi che vi dovete adattare a noi e non noi a voi. Casomai, uniamoci con amore, che è l'unico linguaggio datoci dal nostro Padre Celeste.
Il linguaggio che noi usiamo, ripeto, è semplice, sincero, eppure tante volte, anzi il più delle volte, pur essendo semplice, voi non riuscite a comprenderne il significato profondo, necessario per una vostra giusta trasformazione. Per noi, il nostro linguaggio è il migliore per la trasmissione e la traduzione del nostro pensiero.